Per cui andiamo avanti con questo atteggiamento, che è un atteggiamento veramente di devozione alla città. Noi milanesi poi un po' le cose le diamo per scontate, no? Come se fosse tutto acquisito, tutto semplice. In realtà, guardate, questa è un'opera veramente epocale, no? Io credo che negli ultimi 20 anni questa sia l'opera più importante nel nostro paese, e le metropolitane hanno un senso profondo, cioè non è solo quello che vediamo qui sotto, ma le metropolitane connettono i quartieri, tolgono traffico, aiutano nel migliorare l'aria. E poi nella concezione moderna delle metropolitane, lavorando anche in superficie, cambiano la faccia delle piazze, delle strade che stanno sopra le metropolitane stesse. Per cui ha un senso straordinario lavorare sul trasporto pubblico e ha un senso straordinario lavorare sulle metropolitane. È una bellissima giornata che unisce la buona politica, che almeno sulle infrastrutture, sulle metropolitane, sulle gallerie, sulle ferrovie, sui ponti, non dovrebbe dividersi ma dovrebbe unirsi, perché le metropolitane uniscono, i ponti uniscono, le grandi e le piccole opere, i treni pendolari e l'allargamento delle autostrade servono ai cittadini, non servono alla politica. Ringrazio chi ci ha portato fino a qua, anche perché mi porta indietro alle medie, al liceo e all'università, perché avessi avuto ai tempi queste fermate in Frattini, in De Amicis, in Sforza, avrei risparmiato un bel po' di tempo in autobus. Giambellino e Laurenteggio sono due quartieri straordinari, complessi e finalmente connessi. Siamo all'inizio di un percorso, quindi arrivare a Baggio, arrivare a Monza, arrivare a Bucinasco, arrivare a Segrate in metropolitana, per me è un obiettivo. Guardi qua. È stata una sfida importante, perché riuscire a fare comunque 15 chilometri nel centro della città e riuscire a farlo in questi tempi, compreso il Covid, credo che sia un risultato molto rilevante. Per noi significa lavorare, significa fare quello che facciamo dappertutto, significa essere italiani e portare questa tecnologia in giro per il mondo. Oggi con l'ex Ansaldo Breda, che oggi si chiama Hitachi, lavoriamo dappertutto, siamo da Copenaghen a Riyadh, a Salonicco, che inaugureremo fra i prossimi giorni. Quindi questa tecnologia italiana, questa competenza italiana, questo lavoro italiano oggi viene celebrato.